Fattore campo rispettato, Bisceglie non sbaglia, in gara 1 dei playout di Serie B nazionale manda subito al tappeto la pallacanestro Vicenza. Nel 74 a 66 del Paladolmen, Lions trascinati da Chiti e Fontana, a referto rispettivamente con 23 e 12 punti. Sul fronte opposto invece non bastano i 17 punti di Cucchiaro. In casa nerazzurra intanto soddisfatto Coccioriglio. Abbiamo rotto il ghiaccio, sapevamo che avevamo tutta la pressione di questo mondo, era importante partire col piede giusto nella serie, ci siamo riusciti, siamo molto contenti, è stata una partita, una battaglia, come è giusto che sia in queste partite qui, la bravura delle ragazze, la lucidità che hanno avuto sempre nel finale, stare sempre dentro la partita, quantomeno a livello agonistico, è stata chiaramente la chiave che ci ha portato poi a muovere il primo punto di questa lunga serie. Bisceglie in ogni caso non può godersi la vittoria. Mercoledì 1 maggio, infatti, i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo per gara 2. Coccioriglio spera di recuperare sia Rubinetti che Turin, fondamentali per gli equilibri della squadra. Una vittoria potrebbe già indirizzare la serie contro Vicenza. Le assenze purtroppo pesano, soprattutto nel finale di stagione, in queste partite molto ravvicinate, perché non è facile giocare tanti minuti, la gestione dei falli e le partite ravvicinate ti mettono di fronte a una grande fatica. Oggi comunque abbiamo pensato più al sodo, a iniziare la serie come volevamo, chiaramente con questo 1-0. Con le assenze purtroppo è tutto l'anno che ci stiamo un poco sbattendo le ali, però siamo contenti. In questo momento era importante appunto vincere questa partita qui e adesso dobbiamo subito resettare, cercare di recuperare tutte le energie che abbiamo in queste 24 ore.